tutti, ben arrivati in un nuovo video. Vi do determinati Eurospin dell'ultimo periodo. È un po' che non giro questa rubrica, che so che vi piace tanto, dove vi mostrerò al mio lato, da questa parte, la foto del prodotto che ho terminato, perché chiaramente non ho tenuto le confezioni nel corso delle settimane di tutte le cose che ho finito, ma cerco di darvi un po' un mio feedback in modo tale che possa esservi utile per quando andate a fare la spesa. Alcune cose naturalmente sono estremamente soggettive, perché non è detto che se una cosa non piace a me possa non piacere a voi, quindi rientrano naturalmente anche i gusti personali. Io cerco semplicemente di dirvi la mia. Naturalmente io mi sono segnata tutto perché le foto le ho salvate sul computer, ma qua ve le farò apparire in modo tale che almeno sappiate di che cosa sto parlando. Iniziamo subito. Il primo prodotto l'ho acquistato molto incuriosita dall'averne sentito parlare da Melania, Meli Made in Sud. Io di lei mi fido tantissimo quando si tratta di Eurospin, e ho provato le treccine integrali. Praticamente sono le nastrine, fondamentalmente. Allora, a me personalmente non sono piaciute, ma solo per un motivo: sono troppo dolci. Sapete, se mi seguite da tanto, che io non amo le cose troppo dolci, però. Quello che posso dirvi, io l'ho scaldata al fornetto proprio come aveva consigliato Melania, in modo tale che rimanesse anche bella croccante. Non era assolutamente male il sapore, aveva soltanto appunto questo retrogusto molto dolce che per me, appunto per quelli che sono i miei gusti, era troppo, però assolutamente un prodotto da poter tenere in considerazione. Quindi appunto qua rientra un mio gusto personale, semplicemente troppo dolce. Proseguiamo oltre. Allora, ora c'è tutta una serie di cose con il merluzzo. Quindi Pesciolino fa sempre da padrona all'interno di questa tipologia di video, perché è una cosa che acquisto spesso da Eurospin, e naturalmente parliamo di pesce surgelato. Nell'ordine ho finito i cuori di merluzzo, i filetti di merluzzo e il merluzzo croccante. Partiamo dai cuori di merluzzo. Allora, i cuori di merluzzo, il classico bastoncino, diciamo, di merluzzo surgelato che io ho amato alla follia. Non ho trovato grosse differenze con quello magari Findus o altro, molto buono. C'è da dire che per quanto riguarda il pesce surgelato di Eurospin sono sempre rimasta molto soddisfatta da tutti i prodotti che ho provato. Stessa cosa vale anche per il filetto. Il filetto di merluzzo forse lo preferisco a livello di, come posso dirvi, di preparazione, anche se forse i cuori ti danno l'idea di mangiare qualcosina di più, anche perché poi le fettine, quando le cuocete, tendono ovviamente a restringersi, quindi mi sembra di mangiare un pochettino meno, mentre invece i cuori tendono un pochettino ad allargarsi. Io, domanda che mi fate spessissimo, come li condisci? Io semplicemente metto un cucchiaio d'olio, un po' di prezzemolo e sale. In alternativa, cosa faccio? Faccio una scodellina con un po' d'olio, ci metto un po' di spezie varie, quindi ci metto magari la salvia, ci metto il rosmarino, potete metterci anche magari della paprika, quello che vi piace, e poi lo vado a spennellare sopra il mio pesciolino, giusto per aromatizzarlo un po'. Anche perché io poi lo faccio cuocere in fornetto, quindi giusto per dargli un po' una botta di vita, e insieme ci metto le mie verdure. Ho apprezzato molto il broccolo ultimamente, broccolo e pesce che può essere il merluzzo, ad esempio ieri l'ho mangiato col salmone, è un accostamento che mi piace tanto, anche perché sono due contrasti di sapore molto buoni, e insieme ci metto vicino la mia fonte di carboidrati. Quanto riguarda invece i croccanti di merluzzo, sono stati una piacevole scoperta. Per intenderci, sono le simil croccole della Findus. Quindi questo filetto questo cuore di merluzzo con la panatura. Buoni, li ho trovati in offerta, quindi sono quelle cose che acquisto magari in offerta per provarle, da mangiare una volta ogni tanto, quindi non è che se ve ne mangiate uno ogni 2 mesi o uno al mese succede qualcosa. Per cambiare, magari se avete dei bimbi e volete farli mangiare comunque il pesce, ma non riuscite sempre nell'intento, può essere una buona alternativa. Io lo faccio cuocere nel fornetto con la funzione ventilata, in modo tale che la panatura diventi bella croccante. Io personalmente non ho notato grosse differenze con quelli originali. Sono più o meno sullo stesso livello di quelli di Lidl, quindi buoni anche questi qua di Eurospin. Rimanendo sempre in tema pesciolino, ho terminato i
filetti di trota. Allora, qua a differenza degli altri, devo fare una piccola precisazione. Li boccio non perché non mi siano piaciuti a livello di sapore, ma perché erano pieni zeppi di spine, cioè mangiarli è stato un vero e proprio incubo. E io, se devo mangiare pesce e avere anche l'ansia delle spine, no. Ora, io non me ne intendo tanto, quindi non vi so dire se la trota, a sto punto penso di sì, sia un pesce particolarmente pieno di spine, ma era pieno, quindi se dovete prenderli per farli ai bambini, sappiate che sono un po' problematici, ecco, da pulire e mangiare per un adulto, figuriamoci per un bambino, quindi quelli non mi sento tanto di consigliarveli, sono onesta. Infatti, per quanto comunque il sapore fosse buono, perché poi erano buoni, personalmente anche no. Un altro prodotto che è bocciato, per me bocciatissimo, ma in generale è tutta la linea della frutta secca. Sto parlando delle noci sgusciate, non mi sono piaciute. Alcune di voi già, quando avevo mostrato la frutta secca nei video svuota la spesa, mi avevano detto: guarda che no, non sono un granché. Hanno questo forte retrogusto amaro. No, cioè, abituata alla frutta secca della Lesto, la linea che trovate da Lidl è tutt'altra cosa. Cioè, quella, la Lesto sta qua, l'altra linea di Eurospin sta veramente sottoterra, cioè neanche sul pavimento, proprio sotto. No, assolutamente no, non mi è piaciuta. Ho provato sia le noci, ho provato le nocciole, ho provato anche un'altra cosa di quella marca lì, forse le mandorle sono quelle un po' meno peggio, però no, non mi sono piaciute. Mi è rimasta tra l'altro ancora una busta di noci che utilizzerò probabilmente da mettere all'interno di qualche pesto con le verdure, in modo tale da smaltirle il modo più veloce possibile. Altro prodotto terminato, questo qua l'ho terminata anche più volte, le fettine di parmigiano. Io queste qua le avevo viste in uno svuota la spesa di Julie Graff, anche lei vi invito a seguire per quanto riguarda gli svuota la spesa, che tira fuori sempre delle chicche interessanti. E ero incuriosito, ho detto: ma sì, proviamole. C'è da dire che io è un alimento che consumo pochissime volte, cioè non sono tipo da toast o panini, però qualche volta capita di avere piacere di utilizzarle. E se vi ricordate un vecchio cooking vlog, cioè un vecchio cooking vlog, ne ho fatto solo uno, magari ve lo lascio qua sopra, avevo fatto una sorta di parmigiana, chiamiamola così, di melanzane con queste fettine di parmigiano, buonissime. L'ho utilizzato anche l'altro giorno che ho fatto un fake hamburger con l'hamburger di soia e l'ultimo sottiletta che mi era rimasta di parmigiano, buonissimo, sono veramente buone. Hanno anche un costo comunque contenuto, io l'avevo pagate forse un euro, ma siamo sulle euro e 20 quando non sono in offerta, assolutamente consigliate. Ultimi due prodotti, il primo è stata una scoperta recente, molto molto buoni, e come già alcune ragazze hanno detto, nulla a che invidiare con quelli diciamo originali. Sto parlando dei biscotti senza latte e senza uova della linea Dolciano. Sono buonissimi, super leggeri. Io ne mangio ogni tanto 3 al mattino quando faccio colazione, e senza inzupparli nel latte, nel tè, eccetera, proprio mangiati così. Io, c'è da dire che non sono una grande amante dei biscotti. Ogni tanto mi fa piacere mangiarli, ma proprio raramente, e quando mi capita preferisco magari mangiarli così anziché inzuppati, anche perché quando mangiavo, quando ero più piccina, i biscotti inzuppati, non so voi, ma me ne mangiavo mezzo pacchetto. C'è da dire che da quando sicuramente ho iniziato il percorso con la nutrizionista ho imparato molto a contenermi anche per quanto riguarda i biscotti, quindi oltre i 4 biscotti non vado, anche per cercare di variare molto con le fonti di carboidrati durante il giorno. Però quei biscotti lì sono veramente molto 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 buoni, e sono curiosa di provare anche gli altri biscotti della stessa linea, perché se ricordo bene ce ne sono 2 versioni. Comunque questi qua, se li addocchiate, sappiate che sono davvero molto molto buoni, vanno spesso in offerta ad un prezzo stracciato. Ultimo prodotto per quanto riguarda i surgelati, ho provato, incuriosita, perché io non avevo mai assaggiato in vita mia
fino a quel giorno lì, cavolfiore e cavolini di Bruxelles. Quindi ho preso questo contorno misto che conteneva i broccoli, che ormai abbiamo appurato che mi piacciono, cavolfiori e cavoletti di Bruxelles. Sicuramente il cavolfiore dovrei anche assaggiarlo fresco, un po' quello che vi avevo già detto per quanto riguarda i broccoli. Mangiare un broccolo intero, anche se lo mangio magari diviso in 2 giorni, purtroppo sono cose che a me fanno gonfiare tantissimo, quindi preferisco prendermi magari la busta surgelata per mangiarne pochi per volta, perché sennò rischio di star male. Quindi, non avendo nessun altro con cui, cioè, prendo un broccolo, lo mangiamo in due, sono da sola, sto bene a mangiare broccolo se ne mangio un intero. Quindi, per non far andare a male nulla, o lo compro e faccio dei pesti, però chiaramente non voglio neanche riempirmi il freezer con tutti i miei vari pesti, anche se ultimamente, se mi state seguendo specialmente nei vlog su Instagram, sono un attimo mi sta un attimo sfuggendo di mano la situazione pesti per condire le paste di ogni genere tipo. E quindi ho detto, ma sì, proviamo, così assaggio anche il cavolfiore e il cavolino di Bruxelles. Cavolfiore mi è piaciuto, mi ricorda molto il broccolo, forse un pochettino più delicato come sapore, l'odore, vabbè, è quello del cavolfiore. Per quanto riguarda i cavolini di Bruxelles, no, sono troppo dolci, hanno quel sapore dolciastro, no, quelli non mi sono piaciuti. Lo ricomprerò, non credo, semplicemente perché dentro ci sono tantissimi cavolini di Bruxelles che non mangio volentieri, però se vi piace non è male. L'unica cosa, state all'occhio con la cottura, perché veramente rilasciate un pochettino di più, si sfaldano tutti quanti. Può essere secondo me utile se dovete utilizzarli per una pasta. Fine, questi sono stati terminati Eurospin dell'ultimo periodo, l'ultimo mese e mezzo, ecco. Alcuni prodotti che ho già provato, terminato, riacquistato più volte, non ve li sto a far vedere. Fatemi sapere se questo video vi è stato utile, se vi è piaciuto, se volete magari anche un video su prodotti da acquistare o che vi suggerisco di prendere da Eurospin. Io come sempre vi invito a scrivermi tutto nei commenti, noi ci vediamo domenica con il vlog. Ciao!